Ferron e Villa che sono in panchina e c'è un centrocampista in più, ma Antognoli e Di Santo hanno propensione offensiva. Tutto è pronto dunque per questo avvio, vediamo nella tradizionale casacche finalmente tradizionali, possiamo dire per noi che amiamo il calcio di una volta, in tenuta bianconera il Cesena e nella sfavillante tenuta arancione la Pistoiese. Sì, è vero, finalmente vediamo due squadre che si presentano con la maglia tradizionale. Signor Oberdan Pantana fa cenno ai giocatori della Pistoiese di portarsi a centrocampo per battere questo calcio d'avvio e vediamo artistico proprio sul pallone suo il passaggio all'indietro al capitano della Pistoiese Bellini. Dunque partita cominciata da 15 secondi, rivio difensivo dei bianconeri e la Pistoiese a manovrare nella metà campo avversaria con Di Santo, come detto in dubbio alla vigilia, si prepara al passaggio al centro, pericoloso questo passaggio traversone basso di Di Santo. Sì, molto insidioso, è un tiro cross questo che non è stato deviato da nessuno, però molto pericoloso perché è uscito di pochissimi metri. E allora il rinvio da fondo campo di Indiveri, Giovanni Indiveri, classe 74, estremo difensore del Cesena, dal Martina. Bisogna dire che nell'undici iniziale sono soltanto due i confermati dalla scorsa stagione, si tratta di Confalone e Chiaretti, una squadra quindi profondamente rinnovata, quindi anche problemi d'intesa per il nuovo tecnico, come abbiamo sentito anche da Mino Farolfi. Fabrizio Castori, la sua preparazione è nota, è particolare e per far dare alle sue squadre il meglio a stagione anche avanzata. Beh, Castori è un allenatore molto, molto esperto, fa bene a basare molto la preparazione sul lungo, perché il campionato appunto è molto insidioso e perciò la squadra deve tenere fino alla fine. Ci sono molti giovani, è cambiata molto questa squadra come giustamente hai detto tu, e ci vuole anche tempo per amalgamarli. Intervento falloso, si riprende il gioco con una punizione a favore della Pistoiese. Il gruppo ci sembra sparutissimo di sostenitori giunti da Pistoia in questa occasione, si dispone tutto nella a protezione del proprio portiere Indiveri il Cesena, avanzatissimo anche Benito il portiere svizzero prelevato dalla Serie A elvetica dalla Pistoiese in questa stagione. Attenzione, attento Indiveri, blocca questo però tiro cross. Sempre questi cross tesi che battono terra, il portiere può essere anche spiazzato perché magari si attende una deviazione, sono sempre insidiosissimi questi palloni molto, molto veloci al centro della porta. Attenzione Montalbano e poi c'è la conclusione, un pasticcio difensivo della Pistoiese, vedete non riesce lo stop a Montalbano, ne approfitta subito Cavalli. È molto bravo Cavalli a girare questa palla al volo, ha incrociato sul secondo palo, buono il gesto tecnico, un po' sfortunato il tiro. E allora vediamo anche se da queste prime battute di gara le disposizioni in campo, dunque diceva Mario Facco di un Cesena schierato un po' con la disposizione tattica adesso di moda, potremmo dire, tanto per dare dei numeri, sempre hanno un valore relativo, un 4-2-3-1, mentre la Pistoiese era quella che dava più dubbi, proprio perché fino a pochi minuti prima di questa partita lo stesso Ficcadenti aveva qualche dubbio soprattutto sull'impiego di Di Santo. Beh, adesso non vediamo molto chiaramente anche dal monitor che in fase difensiva i laterali esterni sia Di Santo e Antognoni sono sulla linea dei centrocampisti e si stanno difendendo con un centrocampo a 5. La lunga rimessa di Ambrogioni, ancora il Cesena che insiste, c'è la chiusura difensiva, la gran conclusione di Confalone che anche qui approfitta di un'incertezza difensiva della Pistoiese. Sì, un'incertezza difensiva, hanno lasciato libero, qui vediamo un'incertezza, Confalone calcia di distinto, bravissimo
comunque a bloccare Benito. Ecco ancora Franco Venditti, il pallone è rimbalzato sulla schiena di Colacchioni. Sì, è rimbalzato, c'è stato la torre del compagno di reparto e si sono fatti sorprendere con Falone, abbiamo detto mediano di incontro, però incontrista, però si fa vedere anche nella metà campo avversaria. Svetta per la Pistoiese Vignati, che ha sostituito bene Mela, come detto il centrale difensivo afflitto da pubalgia nella formazione toscana. Ancora Colacchioni in profondità per Antonioni, va via sulla destra il numero 7, al centro la battuta del numero 11 di Santò. Grande giocata comunque di Artistico, che ha lanciato il compagno e è andato a chiudere il triangolo. Qui si lamenta con il compagno perché Artistico era andato a chiudere il triangolo ed era in posizione per poter fare gol, gli ha tolto una palla dai piedi. E allora effettuiamo subito un primo collegamento con Mino Farolfi per sentire l'atmosfera proprio in avvio di partita da bordo campo. Vai Mino. Sì, innanzitutto possiamo dire che il campo è in ottime condizioni, il fondo erboso è pressoché perfetto. Per quanto riguarda gli allenatori, Ficcadenti è tranquillissimo, non ha tradito alcuna emozione né nei due scampati pericoli né nelle due azioni da gol della sua squadra. Abbiamo visto inquadrato Lorenzo Colacchioni, classe 80, uno dei tanti giovani in campo, fiorentino, seconda stagione nella Pistoiese, ma è il Cesena adesso in possesso di palla nella metà campo avversaria al centro, dove c'è il grande movimento di Chiaretti, Onfiang e Cavalli. Onfiang è schierato alle spalle, possiamo dire, di Cavalli, la punta centrale dello schieramento predisposto da Fabrizio Castori. Simone Cavalli, classe 79, tra l'altro in prestito dal Chievo. Bravo Chiaretti, ha lavorato un buon pallone, bello stop. Chiaretti gioca a largo sulla sinistra, ma chiaramente è una punta, bello stop, ha lavorato la palla, ha messo questo pallone lungo, nessuno è potuto intervenire, la palla si perde sul fondo. Un Cesena molto molto attivo, molto pressing, abbiamo questo ragazzo di 18 anni, Okpiang, che gioca praticamente a ridosso della punta Cavalli, e chiaramente, come abbiamo detto, un 4-2-3-1. Si lotta a centrocampo, Cascione al rientro domina e si è piazzato al centro del reparto mediano della squadra guidata da Massimo Ficcadenti. Punizione battuta da Capitan Bellini per la Pistoiese, Andrea Bellini, classe 66 di Prato, sesta stagione consecutiva alla Pistoiese, ma attenzione al Cesena con Cavalli in area su Bellini, ancora Cavalli e il gol, fa tutto da solo Cavalli. Grande azione in contropiede, ha sbagliato secondo me ancora la difesa nell'uno contro uno a pochi metri dalla porta, ci voleva un raddoppio di marcatura, hanno lasciato solo, qui vediamo, tenta, rientra sul sinistro, poi con la punta del piede destro travince il portiere, gran gol, però una difesa comunque che ha lasciato solo l'estremo, il numero 5 Bellini a tu per tu con Cavalli, e in questo caso secondo me ci voleva un raddoppio di marcatura. Un gol che arriva in un momento tra l'altro delicato per Simone Cavalli, preoccupato anche per le condizioni del padre ricoverato in